Simile TG. Gli approfondimenti sui fatti della settimana. Allora, Rocco Lentini, saggista e storico, tra l'altro presidente dell'Istituto Storico per la Resistenza, ha pubblicato un libro su Fortunato Seminara, soffermandosi particolarmente sulla parte politica della sua vita. Come mai questa scelta? Ma perché lo diceva Calvino in quel famoso articolo del 3 maggio 84, quando commemorare la morte di Seminara. In Seminara si trova, nella sua opera, si trova una 50 anni di storia della Calabria. 50 anni di storia della Calabria che ho avuto la possibilità di esaminare attraverso le sue carte, attraverso il carteggio, attraverso i suoi diari. Ecco, dal punto di vista storico, io sono storico, non mi occupo di letteratura, però ho notato che questo autore, come altri autori calabresi, ma lui in particolare, dava la possibilità di saggiare 50 anni di storia della Calabria, e da questo punto di vista ritengo che abbiamo fatto un lavoro che restituisce alla Calabria un bel pezzo di storia. Tra l'altro qua siamo in casa di Mario Lacava, quindi possiamo dire che abbiamo anche qui un altro intellettuale come Mario Lacava, che è riuscito a portare la Calabria al centro del dibattito culturale, e politico e storico della nazione. Ma certamente io non voglio esagerare nel dire che Lacava e Seminara sono gli autori calabresi del Novecento, non ce ne sono altri, sono questi gli autori calabresi del Novecento. Qualcuno può storcere il muso dicendo che magari facciamo lesa maestà verso Alvaro, ma la realtà è che come hanno interpretato Lacava e Seminara la Calabria non lo ha fatto nessuno, peraltro facendolo da Bovalino e da Maropati, che sono assolutamente marginali in una paesi marginali in una marginale Calabria che dava poco possibilità di tenere anche i minimi contatti con il mondo della cultura italiana. Lo hanno fatto, e lo hanno fatto bene, alla grande, entrambi. Proprio non a caso nel libro concludo proprio con questa affermazione: Lacava e Seminara sono gli autori che meglio di ogni altro hanno rappresentato la Calabria, hanno letto l'animo del calabrese. Altri progetti editoriali in cantiere? Ma in cantiere ci sono diverse cose, poi ne parleremo con calma, ovviamente ci sono delle belle sorprese.